romana. Sulla linea B1, inaugurata meno di 6 mesi fa, i treni si fermano per 40 minuti. Gente che prega nei vagoni, altri che scherzano sulla profezia di Maya e sulla fine del mondo. I più protestano gridando imbufaliti la loro rabbia. Purtroppo sono inconvenienti, ma sono inconvenienti che costano a noi. Un'ora, un'ora e mezza senza lavoro ed è finito lì il discorso. Sta metro non funziona mai, a Roma non funziona la metro. Più andiamo avanti e più la situazione peggiora. La situazione più difficile alla stazione Tiburtina, dove centinaia di passeggeri hanno preso d'assalto i box informativi dell'ATAC. Nel giro di un'ora due veri e propri sabotaggi. A Termini la cassetta che alimenta la rete non è stata solo aperta, ma sono stati recisi i fili. Nella stazione di Eurfermi è stato azionato il comando di sicurezza posto sulla banchina che sospende l'erogazione dell'energia elettrica su tutta la linea nei casi di emergenza. La Procura di Roma ha avviato un'inchiesta. Si ipotizza il reato di interruzione di pubblico servizio. Per i romani i fermi della metro sono ormai una consuetudine. Per caso l'altoparlante ha annunciato che il servizio era interrotto. Un secondo ha annunciato, dopodiché non c'è stato più niente da fare. Questa è la mobilità sostenibile di Roma, ti devi sostenere da solo.